Oggi abbiamo depositato un ricorso in Cassazione contro la sentenza di sequestro. Però il problema è così fatto. Adesso è sequestrato. Tanto io a questo punto devo restituire i soldi ai clienti. No? Adesso tra l'altro c'è un altro problema, no? Che a parte che teoricamente ho 8 dipendenti, dovrei licenziarli tutti, perché che ci fa? Però non li licenzio, sia ben chiaro, perché io sono dell'idea che i problemi creati dalle leggi italiane e dalla lettura che ne danno i vari giudici e i vari PM sono problemi che competono agli amministratori, agli imprenditori, non ai dipendenti, no? Quindi io non li licenzio. Ma a parte questo, ad esempio, io non licenzio il bagnino, no? Però la barca di salvataggio non so più dove metterla, perché lei deve stare nei pressi del bagnino. Nei pressi del bagnino significa qua, ma poi da qui come fa a buttarla in mare, poveretto? Quindi manca anche la sicurezza a questo punto. Certo. Ho chiesto agli esponenti della capitaneria: scusi, ma secondo voi dove la metto? Dice: la metta là sul molo, visto che quello non è sequestrato perché non è arenile, no? Dico: sì, la metto sul molo, e secondo lei dura dalla sera alla mattina? Cioè, cosa fai la sera per portarla via di lì, perché se no il mare si alza e me la porta via? Cosa faccio, violo i sigilli? Cioè, quindi una situazione. Comunque, vabbè, adesso entro domani deposito un esposto presso la procura, nella quale vi faccio notare: esistono 10.820 concessioni demaniali in Italia che sono nella mia situazione, sono elencate nel database del Ministero delle Infrastrutture e del Turismo, che è accedibile a questa. Vi riepilogo quante sono, comune per comune, provincia per provincia, autorità concedente per autorità concedente, e vi elenco le 453 autorità concedenti che a questo punto vi chiedo di indagare.